in seconda posizione, bella vittoria sul campo di Celle di Bulgheria, in ripresa la squadra del Golfo che con due vittorie di fila aggancia appunto la seconda posizione insieme al Tempano. Sì, una vittoria importante questa sul campo di Celle di Bulgheria, una vittoria che è frutto di una squadra che si sta amalgamando, di un gruppo sotto la guida di Antonio Rivello, un bravissimo allenatore, un bravo calciatore ai suoi tempi, era un centrale difensivo. Anche grazie al lavoro maniacale di Gino Mega, che segue la squadra, segue i ragazzi, quindi è del presidente di questa compagine, che credono fortemente nei playoff, nel momento in cui questa compagine potrà avere un recupero. Da sottolineare, l'arbitro della gara era Domenico Petraglia della sezione di Agropoli. Per Cellarum ha realizzato Angelo Venezian, mentre una tripletta di Mario Bifano per quanto riguarda il Golfo di Policastro. Terza sconfitta per il Cellarum, quinta vittoria per la compagine del Golfo di Policastro, che fa parte di quel club dei Zero Parigi. Noi dobbiamo fare un saluto ad Alessio Gasparre, che del Cellarum, che ha subito un gravissimo infortunio. Infatti poi la ripresa si è giocata a pochissimo tempo, una ventina di minuti, perché praticamente c'è stato tanto fermo, perché c'è stato un gravissimo infortunio, si parla di tibia e perone per questo ragazzo, a cui va un nostro in bocca al lupo e una pronta guarigione. Beh, sicuramente in bocca al lupo, lo aspettiamo al più presto in campo. Beh, effettivamente è un brutto infortunio per